Ciao a tutti ragazzi e bentornati al corso di trading sportivo sull'Ippica della Trading Academy. Oggi ragazzi andremo ad analizzare i punti incrementali all'interno delle corse ippiche, all'interno dello scalping pre-race e soprattutto andremo ad analizzare quando facciamo trading all'interno del corso di ippica, quindi all'interno delle corse pre-race, andiamo ad analizzare la forma dei cavalli, ma andiamo anche ad analizzare l'assetto del mercato, ossia anche l'outlook di mercato. In questa gara potete appunto vedere che ci sono due cavalli che sono vicini al punto incrementale. In questo caso il primo punto incrementale è il 4, quindi il punto incrementale di 4, e il secondo punto incrementale è il punto incrementale di 6. Dall'altra parte invece c'è un cavallo che è lontano dai punti incrementali, ossia è lontano naturalmente dal punto incrementale di 3 ed è anche lontano dal punto incrementale di 2. Questo molto spesso, ragazzi, significa che questa quota è più libera di muoversi all'interno del mercato. Significa che le pressioni dei mercati all'interno di una selezione così lontana appunto dai punti incrementali può essere più forte, può essere maggiore. Questo significa che è facile che questo cavallo favorito a quote di 2,68 possa scendere o salire più facilmente delle altre due quote. Ma perché questo succede? Questo succede perché soprattutto quando i cavalli sono veramente vicini al punto incrementale, in questo caso vedete che questo cavallo sta quasi per arrivare al punto incrementale di 6, vedete appunto la differenza in punti incrementali da 6 a 5,9, 5,8, 5,7 e poi da 6 a 6,2, 6,4 e 6,6. Significa che ovviamente il valore di mercato in questa particolare selezione si trova naturalmente da questa parte di mercato. Quindi significa che facilmente questo è un cavallo che verrà appunto andrà in drift. Andrà in drift proprio perché il valore di mercato in questa particolare selezione si troverà sul lato banca, ossia nel momento in cui io salgo avrò un profitto maggiore. Potete appunto vedere, per esempio, da 6 a 5,8 un profitto di meno 1,72, dall'altra parte invece abbiamo da 6 a 6,4, quindi con due ticks di differenza, un profitto di 3,13. Significa quindi che i traders in questo momento trovano il valore di mercato non sul lato punta, quindi non cercando uno steam di quota, ma cercando un drift di questa quota. Significa appunto che vedete la short term liquidity, questo cavallo è un cavallo destinato ad andare in drift proprio perché i traders in questo momento stanno cercando il valore di mercato all'interno del lato banca, proprio perché salendo di ticks incrementali maggiori, quindi il valore incrementale dei ticks è più alto da questa parte della ladder e quindi naturalmente il valore di mercato in questa particolare selezione si trova dall'altra parte. Quindi questo significa che questo cavallo è destinato a salire o comunque avrà probabilmente dei movimenti al rialzo, proprio perché i traders sanno perfettamente che il valore all'interno di questa particolare selezione si trova da questa parte. Dall'altra parte anche abbiamo un cavallo che ronza intorno alle quote incrementali di 4, quindi significa che facilmente dovesse arrivare, quindi superare questo punto incrementale, il valore di mercato si troverà naturalmente dal lato banca e quindi questa quota salirà e quindi salendo da 4, 4,1, 4,2, 4,3, naturalmente questo che cosa succede? Adesso se questa quota dovesse salire, naturalmente il cavallo, questo cavallo qui, potrebbe andare in drift. La stessa cosa adesso in questo momento il mercato sta andando in bounce, significa appunto che continuamente andrà su, andrà giù, proprio per le fluttuazioni dei mercati e soprattutto per le pressioni che in questo momento arrivano dal cavallo favorito. Vedete la short term liquidity, vedete la differenza che c'è di short term liquidity da una parte e dall'altra. Molto probabilmente adesso queste due quote che ronzano intorno al punto incrementale andranno in drift e quindi è per questo che io adesso mi posiziono assolutamente sul lato banca, aspettandomi appunto questi mercati salire. Chiederò semplicemente pochi ticks di profitto. Sono convinto che questi due mercati andranno in su, mentre questa quota qua andrà in giù, proprio perché le pressioni dei mercati che in questo momento stanno arrivando da questa parte, spingeranno questo cavallo a scendere, ad andare in drift. Vedete che la prima selezione è già entrata. Se metto magari semplicemente un punto in sotto, quindi semplicemente cercando di fare una tick di profitto anche dall'altra parte, mettendo uno stop loss naturalmente magari a 5,4 qualora il mercato dovesse andare contro di me, ma mi aspetto appunto questo cavallo andare in drift per questo motivo che vi ho appena spiegato, perché il valore di mercato in questi due cavalli in questo momento è assolutamente sulla lato banca, quindi in questo
questo momento ovviamente i traders stanno cercando di alzare il livello di questo cavallo proprio per riuscire a sfruttare l'innalzamento in punti incrementali. In questo momento vedete che la quota è costantemente in bounce, scende, sale, ma appunto dovesse subire una manipolazione, questo cavallo salirà molto probabilmente e questo cavallo soprattutto subirà uno steam. Ed è proprio per questo, ragazzi, perché adesso vedete. Questo cavallo che sta salendo è a quote di 1, questo è a quote di 4.1. Questo cavallo qui continua ad andare in bounce, continua ad andare su, continua ad andare giù. Il punto incrementale sta un po' facendo da scudo, ma appunto appena verrà superato, sicuramente questo cavallo qua potrebbe salire, potrebbe anche non salire. Ma la cosa importante, ragazzi, da capire è che questo cavallo qua viene spinto giù. Ci sono pressioni importanti su questo cavallo proprio perché questi altri due cavalli stanno ronzando intorno a un punto incrementale. In questo momento esco per un profitto di 1,74 euro. Naturalmente stiamo facendo pratica. Vedete questo cavallo che sta scendendo in questo momento, ma mi aspetto appunto un bounce, mi aspetto appunto un bounce soprattutto quando questo cavallo scenderà, perché appunto tra poco sicuramente questo secondo cavallo potrebbe scendere, mentre questo cavallo qua appunto che è stato spinto in basso, sicuramente sono entrati anche tanti soldi su questo cavallo, vedete la short term liquidity, subirà sicuramente un riassestamento di mercato, quindi magari posso pensare di chiudere in break even perché manca ancora poco, ma il concetto, ragazzi, è questo: il concetto appunto è che i traders in queste due situazioni stanno cercando il valore del mercato andando nel lato banca, proprio perché l'incremento appunto che abbiamo dopo il punto incrementale di 4 e dopo il punto incrementale di 6 spinge i traders appunto a cercare il valore all'interno di questa selezione. Vedete appunto adesso che questa quota sta salendo, molto probabilmente This questa event quota will start salirà. in 5 Adesso mi minutes. mancano 5 5 minuti minutes. all'inizio della gara. Non dovete essere troppo preoccupati, ragazzi, perché una volta che imparerete a leggere i mercati e a capire quello che sta succedendo qua, quindi a capire che questi due mercati sono destinati comunque ad andare al rialzo, proprio perché il valore di questi due mercati non è in queste quote qua, ma è assolutamente in queste quote qua, proprio perché i traders riescono più in fretta a chiudere un profitto più alto. Quindi sono sicuramente dei cavalli che verranno bancati. In questo momento sto cercando di uscire in break even perché sono più interessato allo steam che potenzialmente posso ottenere su questo cavallo e non appena appunto andrò in break even, quello che faccio entrerò con una seconda stake qui probabilmente chiedendo il prezzo o mettendomi semplicemente in fila. Quello che faccio appunto in questo momento sono entrato con una stake da 100 euro su questo cavallo. Qua ho già chiuso il mio profitto, qua sto aspettando di chiudere in break even perché appunto manca poco all'inizio della gara, quindi non c'è stato questo incremento che mi aspettavo. Ovviamente voi ragazzi dovete entrare con stake da 2 euro per fare pratica, ma il concetto è questo, ragazzi. Il concetto è che appunto in questa selezione qua, quello che sta succedendo, noi stiamo cercando il valore di questo mercato e i valori di questi due mercati erano appunto sul lato della bancata. Mi aspetto adesso tutti gli scommettitori, tutti i traders, tutti appunto quelli che vedono adesso che c'è questa gara, puntare su questo cavallo e quindi molto probabilmente questo cavallo andrà giù in steam. Quello che faccio, metto uno stop loss point a 2,74. Dovesse esserci come si dice, un'inversione di trend che non è assolutamente, non penso assolutamente che possa esserci un'inversione di trend, proprio perché questo cavallo è un cavallo favorito e in questo momento vedete appunto il mercato, la short term liquidity è assolutamente da questa parte del mercato e vedete appunto questo cavallo che è stato non manipolato, ma comunque il valore di mercato che era sopra il punto incrementale ha fatto salire questo mercato. Quindi questi due cavalli che vedete in questo momento, adesso in questo momento il cavallo sta salendo, ma non sono particolarmente preoccupato perché sono sicuro che è entrata qualche manipolazione di mercato, sicuramente sono entrati dei soldi finti, vediamo un po' se è entrata qualche particolare. Adesso cerco di andare con un altro grafico, è semplicemente per vedere appunto la liquidità che è entrata. Vedete questo cavallo in questo momento è assolutamente in steam, l'altro cavallo sta andando in drift, ma non penso che ci siano grossi problemi. Adesso questo cavallo sicuramente è stato manipolato, mancano ancora 2 minuti e 34, quindi quello che faccio in questo momento, ragazzi, qualcosa di abbastanza avanzato, mi aspetto appunto il bounce contrario, ossia questo cavallo qua che in questo momento è stato manipolato, sicuramente adesso scenderà. Scenderà proprio perché la manipolazione finisce, il trend di mercato verrà invertito e quindi quello che succede in questo momento, adesso questo cavallo si ristabilizzerà, il mercato si ristabilizzerà, tornerà sopra, tornerà verso il bulk della liquidità, quindi tornerà verso appunto il centro, diciamo, dell'operatività, quindi tutti i soldi che sono stati scambiati circa le quote di 4. Vedete appunto la short term liquidity, questa è causata sicuramente da una manipolazione, adesso non sono riuscito esattamente a capire e a vedere esattamente dove è entrata
stata questa manipolazione, ma come potete vedere questa è un'ottima occasione perché il cavallo favorito adesso è a 2.8, i traders lo sanno e sicuramente sfrutteranno adesso il rapido steam che ci sarà su questo cavallo, dovuto al fatto proprio che è stato manipolato. Come potete vedere, sta continuando a salire questo cavallo qua, che è assolutamente stato manipolato. Ci saranno sicuramente tantissimi soldi che sono entrati 5.000 euro, ragazzi, sono entrati 5.000 euro su questo cavallo, ma adesso vedrete, ragazzi, che la quota tornerà giù. E c'era un'altra occasione, ragazzi, c'era un'altra occasione assolutamente per entrare a quote di 2.98, 2.96, proprio perché quella era falsa liquidità. La falsa liquidità, ragazzi, l'affronteremo più avanti, proprio perché è un tema leggermente più avanzato. Riuscire a leggere la falsa liquidità è un tema più avanzato. Quello che avrei fatto in questo momento, ragazzi, sarei entrato a 2,98 con un'altra stake bella grossa, perché leggendo i mercati This non event era will start in difficile 60 da capire seconds. che adesso manca poco, ragazzi, quindi esco dal mercato, ma vi ho fatto vedere come si possono leggere i mercati, come si possono sfruttare appunto i mercati. Quello che è successo, io sicuramente sarei entrato, vedete come sta riscendendo questa quota, proprio perché è entrata una falsa liquidità, e da questa parte vedete il mercato che si è ristabilizzato. Adesso in questo particolare video vi sto facendo un po' di, diciamo, introduzione al concetto di manipolazioni, al concetto di falsa liquidità. Vedete che hanno manipolato anche questo cavallo, This questo event mercato qua è starts in sceso in 30 steam. Adesso seconds. manca In troppo 30 poco, ma seconds. molto spesso, ragazzi, avete visto questo cavallo come è sceso. Fossi entrato con una stake, come solitamente appunto faccio quando vedo le manipolazioni da 200, 500 addirittura, capite che il profitto sarebbe stato molto importante. Andiamo a vedere appunto cosa è successo all'interno di questo mercato. Quello che potete vedere, questa liquidità, questi 6.000 euro hanno 10 manipolato il seconds. mercato, che hanno fatto andare al top range della liquidità assolutamente questo cavallo qui. E come appunto vi spiego spesso, ragazzi, quando il cavallo arriva al top range della liquidità e vedete dall'altra parte appunto la liquidità sul lato banca, scusatemi, scendere, quello che potete fare assolutamente è entrare da questa parte, come appunto spiego sempre nello scalping di base. Vedete che appunto poi questo mercato si è ristabilizzato, è tornato intorno ai punti incrementali di 4. Quest'altro mercato è sceso, ma perché è sceso? Perché questo è un cavallo che in realtà ha una buonissima forma. Guardate appunto la forma di questo cavallo, ha corso 44 giorni fa, ma è arrivato primo, quindi questo è un cavallo che ha vinto 44 giorni fa. Questo i traders lo sanno, ed è probabilmente per questo che stanno appunto dando come abbastanza favorito questo cavallo qui, anche per comunque giocarsi questa gara, e quindi per potenzialmente riuscire a lavorare bene. Ma quindi facciamo, ragazzi, un piccolo riassunto di tutto quello che abbiamo visto all'interno di questo video, perché sono successe tante cose, anche se non sembra, anche se sono state molto in fretta, molto rapide, sono successe tante cose. Allora, c'era un mercato dove c'erano due cavalli che ronzavano intorno ai punti incrementali. Quando ci sono i punti incrementali, ragazzi, molto spesso il mercato ha un trend rialzista, proprio perché la differenza che c'è di punti incrementali 4.1, 2, 3 e 3 95, 9, 85, 8, appunto fa cercare il valore di mercato sul lato banca, ossia questi sono due mercati che facilmente avrebbero avuto appunto un leggero trend rialzista. O comunque non importa, ragazzi, se questa quota arrivava a 4.5, 6, 7, 8, a noi ci interessava semplicemente il singolo tick o due ticks, e questo, ragazzi, succede molto spesso perché appunto il valore di mercato si trova da quella parte in quel momento lì. Adesso i mercati sono assolutamente indemoniati. Vedete che sta entrando tantissima liquidità, siamo a 477.000 euro abbinati. Quello che è successo, questo cavallo successivamente è stato manipolato, sono entrati appunto tanti soldi. Vedete che quando entrano questi picchi di soldi la quota si alza, ma poi si riassesta, e quando si riassesta ovviamente noi possiamo assolutamente chiudere degli ottimi profitti. Io faccio essenzialmente questo, ragazzi, non aspetto altro di queste manipolazioni, e come avete visto, ragazzi, quando il mercato è andato contro di me, io assolutamente sono rimasto tranquillo, anzi ho incrementato la mia stake, ed è qualcosa che non dovete fare, ragazzi, quando state iniziando. Non dovete fare perché dovete imparare a leggere i mercati, imparare a capire quello che sta succedendo all'interno di un mercato, e in questo momento non era così semplice perché innanzitutto è difficile riuscire a parlare e a operare, soprattutto nel trading pre-match, soprattutto nel trading pre-match 10 minuti prima della corsa, dove è veramente impegnativo riuscire a parlare e spiegare quello che sta succedendo in real time. Ma detto questo, quando appunto voi trovate dei cavalli che stanno ronzando intorno ai punti incrementali, fate attenzione perché questi sono spesso dei mercati che possono andare in steam anche leggermente, scusatemi, in drift anche leggermente, proprio perché il valore di mercato in questo momento è da questa parte, non da questa parte. Quindi tenetelo in considerazione, non guardate soltanto la scala dei prezzi, guardate anche e soprattutto, adesso la gara probabilmente sta incominciando e sono curioso di vedere se il cavallo favorito va a vincere. Io sono convinto che Sina One abbia delle ottime chance
Mass per vincere questa gara. In questo momento questa è una corsa di 1 mile to furlongs, quindi è una corsa abbastanza lunga, ma in ogni caso quello che volevo farvi vedere, ragazzi, è questo, esattamente come funzionano i mercati delle corse ippiche pre-race quando i cavalli stanno ronzando intorno ai punti incrementali. Fate attenzione, ragazzi, perché spesso le manipolazioni sono dietro l'angolo quando arrivano appunto i punti incrementali di 4, di 6, e abbiamo invece un altro cavallo dove liberamente la quota può andare su e può andare giù. E questo lo vedete anche qui, ragazzi, perché prima di appunto avere queste grosse manipolazioni, poi vedete anche qua sono entrati tanti soldi, prima di avere queste grosse manipolazioni potete vedere che questo cavallo è salito, è sceso, ma non ha subito la stessa identica diciamo transizione che ha avuto questo cavallo. Vedete, questo cavallo veramente è salito, è sceso, è salito, è sceso molto più liberamente, proprio perché non era come dire collegato, quasi incatenato da questo punto incrementale. Quindi quando appunto abbiamo dei punti incrementali di 4, di 6, i cavalli comunque i mercati diciamo tendono a ronzare intorno a questi punti incrementali, mentre quando il punto incrementale è lontano, come lo era prima, 2,60, 2, non mi ricordo neanche io, 2,7, 2,6, ovviamente c'è più libertà di movimento, e vedete appunto anche il range della liquidità che ce lo dimostra. Vedete questa quota che praticamente ha avuto migliaia, decine di migliaia di euro scambiati da 2,60 fino a 2,82, decine di migliaia. Quindi capite che è una quota molto più libera di muoversi. Quindi quando voi opererete all'interno dello This scalping event is pre-race, now in play. adesso finalmente questa gara è andata in play. Sono curioso di vedere come va a finire. Sicuramente questo cavallo ha delle ottime chance per andare in steam live. Adesso vediamo. Comunque è una corsa abbastanza lunga, non dovete farvi trarre in inganno dai primissimi movimenti, ma soprattutto dai movimenti verso la fine. Non mi sono ancora loggato sul sito, cioè ovviamente sono loggato, ma non sono andato sulla corsa, quindi non vi faccio vedere la corsa live, ma la vediamo qua sull'in-play trader. Quello che volevo farvi vedere, ragazzi, appunto, è riuscire a leggere i mercati. Questo è un altro spunto operativo in più: riuscire a leggere i mercati quando arriviamo intorno ai punti incrementali, e soprattutto capire che le quote lontane dai punti incrementali sono più facili da muoversi, si muovono, diciamo, più facilmente con grossi movimenti. Quindi grossi steam e grossi drift aspettatevi da quelle quote, soprattutto dei favoriti, che sono in netto, diciamo che non hanno molti limiti, ossia i punti incrementali sono lontani. Ma detto questo, ragazzi, torniamo allo scalping di base, perché questa è ancora una lezione di scalping di base, anche se vi ho fatto già vedere un po' di cose di trading avanzato. Come un trader principiante che appunto fa scalping di base, quando doveva entrare in questo particolare mercato? Doveva entrare quando la primissima manipolazione che c'è stata su questo cavallo ha portato la quota quasi al punto incrementale di 3. Quando è arrivata quella manipolazione, ossia quando è arrivata, scusatemi ragazzi, sono curioso di vedere adesso, più o meno dovrebbe terminare la gara, dovrebbero essere circa vicino alla fine, diciamo, della corsa, e vedete che il cavallo favorito in questo momento non è più tanto favorito. La forma di questo cavallo non era particolarmente buona. Vediamo un po', è una gara abbastanza aperta, ma molto probabilmente questo Armory va a vincersi la gara, anzi quasi sicuramente se la va a vincere. Vediamo, non è ancora finita, ragazzi, non è ancora finita, non è ancora finita. Infatti siamo a 1,70, non è finita, questo cavallo non vince, ragazzi, questo cavallo non vince, vince, vediamo chi vince, vince proprio questo cavallo qua che ha vinto 44 giorni fa, sembra un testa a testa con un altro cavallo, e no, invece va a vincerselo Armory. Sicuramente è stata una corsa molto, This event has been molto, suspended. c'è stata una bu buona lotta, da quello che ho visto dalle quote sicuramente c'è stata una buona lotta tra tutti questi cavalli. Ma detto questo, ragazzi, torniamo a noi. Quando il trader che fa scalping di base doveva entrare in questo mercato? Doveva entrare quando appunto il cavallo arrivava al top range della liquidità. Vedete qua, quando questo cavallo è arrivato al top range della liquidità, poi è crollata la quota. È crollata la quota perché appunto nel trading di base ovviamente non vi sto a spiegare tutti i movimenti, il bounce, lo spike trading, perché sono cose avanzate. Ma quando si parla appunto di scalping di base, voi dovete semplicemente capire questo: quando un cavallo arriva al top range della liquidità, 9 volte su 10 poi è destinato a scendere per complesse, diciamo, complessi meccanismi che vi spiegherò più avanti nel corso di trading sull'ippica, soprattutto quando si parla appunto di automazioni avanzate, di dinamiche avanzate. Ma quello che vi volevo far vedere, quando appunto c'è stata questa manipolazione, che la quota è salita, adesso ovviamente non si riesce più a vedere perché è poi andato in play in mercato, ovviamente quello che dovete capire è che 9 volte su 10 sarebbe scesa questa quota, quindi il vostro profitto come scalpers di base lo
lo dovevate fare quando arrivava a circa 2,98-2,96. Io non sono entrato nuovamente, io di sicuro avrei fatto così, sarei entrato con un'altra stake, forse di 500 addirittura, perché si capiva che quella era una manipolazione bella e buona, e quando ci sono le manipolazioni ovviamente i mercati si riassestano. Ma questo, ragazzi, è trading avanzato. È trading avanzato, ci saranno ancora un po' di lezioni di scalping di base, perché voglio farvi vedere e cercare di farvi prendere un po' di fare un po' più di conoscenza con i mercati prima di iniziare a fare scalping avanzato. Adesso abbiamo visto già un po' di cose, abbiamo visto il top range, il bottom range, abbiamo visto cavalli in forma, come fare le analisi, però come ho anche detto e ho iniziato il corso di analisi dei mercati avanzati, quindi abbiamo già iniziato a parlare di manipolazioni. L'80% purtroppo, ragazzi, di questi mercati è fatto dalle manipolazioni, ossia quando ci sono le manipolazioni ci sono i grossi profitti da fare, o comunque ci sono i movimenti, grossi movimenti. Quindi in realtà va tutto bene, parliamo di pressioni, parliamo di top range, bottom range, parliamo di forma dei cavalli, parliamo di quello che volete, ma quando arriva la manipolazione è lì che in realtà si possono fare degli ottimi profitti. Vedete che questo mercato, per l'ultimo incremento che è arrivato, è stato di 4.700 euro. Capite, quando entrano questi soldi i mercati si muovono, e se noi sappiamo leggere appunto le manipolazioni, o comunque gli automatismi avanzati, le meccaniche avanzate di questi mercati, riusciamo a chiudere degli ottimi profitti. Spero che questo video sia stato abbastanza istruttivo, nel senso, i mercati non sono facili, ragazzi, i mercati di Ippica non sono facili. Quello che dovete fare come scalping di base è solamente sfruttare il top range della liquidità, aspettare appunto che da questa parte la liquidità scenda, e poi noi andiamo naturalmente dall'altra parte del mercato per cercare di andare in cash out. Adesso abbiamo chiuso, questo è un mercato che è finito, e quindi questo video può terminare qui. Ragazzi, vi ringrazio, ci vediamo la prossima settimana con altri video per quanto riguarda il corso di trading sportivo sull'Ippica, con altre lezioni che ovviamente porteremo avanti prima di iniziare diciamo, le lezioni sul trading avanzato, perché, come vi dicevo, l'80% di questi mercati è mosso dalle manipolazioni di mercato, ed è lì che esattamente noi inizieremo a fare anche dei profitti che sono ovviamente un po' più alti del semplice scalping di base. Io vi ringrazio, ragazzi, e noi ci vediamo la prossima settimana con nuove lezioni per quanto riguarda appunto il trading sportivo sull'Ippica.